apriamo la nuova puntata di Orogel News da Sala di Cesenatico. Siamo in visita presso l'azienda agricola Socia Orogel di Luigi Simonelli. Si sta raccogliendo la lattuga, di che varietà si tratta? Iceberg, altrimenti detta brasiliana. 30.000 piante trapiantate a partire dal mese di agosto. Quali sono le previsioni per questa campagna? Per ora sembra che vada abbastanza bene, perché la pezzatura è venuta abbastanza grossa. Da quanto tempo siete soci Orogel? 4-5 anni. Con quali produzioni avete iniziato il rapporto con la cooperativa? Più che altro per l'Orogel fresco faccio l'Iceberg, è una lattuga che fa la palla, chiude e soprattutto si coltiva nel freddo, cioè col caldo è difficile farla, e infatti il nome lo dice, che è la temperatura che vuole il freddo. La caratteristica di questa insalata è quella di essere raccolta a palla e ha una pezzatura che può andare dai 350 al mezzo chilo. E si cerca di lavorare il più possibile in campagna per mandarla via già pronta e finita. La lattuga è un vegetale molto consumato ed apprezzato dagli italiani. Ci sono continue novità per soddisfare il gusto del consumatore finale. Allora noi ci spostiamo presso un'azienda agricola che produce una varietà rossa di lattuga. E ci troviamo nell'azienda agricola Socia Orogel di Roberto Antonini. Questa è la raccolta della Trocadero Rossa, una nuova varietà, Antonini. Sì, una nuova varietà, una nuova avventura che il nostro tecnico dell'Orogel mi ha messo in questa avventura che io non volevo intraprendere, però. Però ce l'abbiamo fatta. Contento, sì, sono contento perché è una bella varietà ed insalata. Quando è stata trapiantata? I primi di settembre, praticamente dai primi di giugno abbiamo iniziato a mettere varie tipologie di insalate rosse, 4 per l'esattezza, e abbiamo visto che questa qua è la più indicata per l'uso che dobbiamo fare, quindi abbiamo scelto questa tipologia qui. Come la raccogliete? A mano, naturalmente. E poi dove la disponete? In quale imballaggio? In cassette che ci vengono fornite dall'Orogel secondo le esigenze, insomma. Lei è laureato in teologia, sì. L'abbiamo saputo. Sì. Perché la scelta di lavorare in campagna? Cosa la lega alla terra? Mi lega le origini della Bibbia, perché nella Bibbia c'è scritto che l'uomo deve custodire la terra, e quindi però avevo dietro di me una tradizione contadina dei miei nonni, i miei genitori, e quindi ho scelto di lavorare il terreno per questo. Insomma. Quindi che cosa le dà coltivare questi terreni? No, mi dà soddisfazione, e una volta me ne dava ancora di più, adesso un po' di meno, perché naturalmente l'introito è poco, insomma, è difficile vivere sul terreno, specialmente noi piccoli proprietari terrieri che abbiamo un fazzoletto di terra, insomma, è difficile andare avanti, però continuiamo, ormai mi sono fatto quasi vecchio. Ed ora la rubrica Orogel Junior. Al via il progetto Filiere Aperte, organizzato da Alimos, e chiediamo ad Annalisa Brighi di raccontarci nel dettaglio questo progetto. Oggi è lo start di questo splendido progetto che vede già per il secondo anno la partecipazione di molte aziende del territorio e di particolar modo 9 aziende, tra le quali AFA, Gruppo Amadori, Apofruit, Bovin Italy, CEM, CAC Sementi, Centrale del Latte, Consorzio Agrario e non per ultima Orogel. Aziende che hanno aperto le loro porte, infatti filiere aperte, a giovani consumatori delle scuole superiori, quindi in particolar modo un pubblico quasi adulto, e a dei piccoli bimbi, quindi 3 classi di scuole primarie. In particolar modo, come dicevamo, le scuole superiori, un progetto completamente gratuito per loro, che gli dà la possibilità di entrare
lavorare nel vero senso della parola in queste aziende del territorio, aziende importanti, sia da consumatori, quindi e anche da possibili e futuri professionisti. Perché? Perché loro per primi studiano sul banco di scuole queste materie, quindi le scienze, tecnologie alimentari piuttosto che la chimica, e hanno piacere di vedere la realtà di territorio, quindi entrare in queste grandi strutture e vedere realmente come si lavora, qual è tutta la filiera del prodotto dal campo alla tavola, e anche quindi per una possibile futura professione. Anche quest'anno ci siamo accordati, diciamo, con la provincia, quindi con l'assessore Bagnara, per portare avanti quello che è stato veramente un successo dell'anno scorso. Comunicare con le nuove leve, quindi con i ragazzi, e fargli capire che dietro a un prodotto così difficile a livello produttivo come quello vegetale c'è una trasformazione, una tecnologia, ma soprattutto delle persone, degli uomini. Partecipano gli alunni delle superiori con quale attenzione? Direi che siamo rimasti veramente molto colpiti positivamente, perché oltre all'attenzione, il silenzio e la voglia di capire cosa c'è dietro a un sito produttivo, quindi quando si entra in uno stabilimento sicuramente ci vuole il rigore, e devo dire e posso confermare che l'hanno rispettato al 100%. Al termine della presentazione del nostro chef Sergio Ferrarini sono anche venute fuori domande estremamente interessanti e curiose, soprattutto sul surgelato, quindi sul nostro business e su quello che è l'aspetto culturale, come hanno potuto oggi riscontrare. È stata un'esperienza interessante per conoscere quello che arriva sulle nostre tavole e tutto il procedimento. Siamo andati a vedere dentro la fabbrica della Orogel come avvenivano i prodotti. Tutto il processo è un bel po' complicato e è stato veramente bello. Dalla presentazione che abbiamo visto di sotto abbiamo visto, cioè, che i chef sono molto bravi ad impiattare queste verdure, che quindi fanno più scene e si presentano ancora più buone. Buonissime. Molto buone, molto saporite. Sono buonissime. L'idea che noi abbiamo avuto nell'ospitare questi studenti è stata quella di trasmettergli soprattutto l'idea della stagionalità dei prodotti e poi anche fare capire quanto lavoro ci sia dietro un prodotto surgelato, soprattutto quanta qualità e quanta certezza di quello che mangiamo c'è dietro il prodotto surgelato di Orogel. Quello poi che hanno recepito, mi pare di aver capito, di una grande curiosità in tutti questi colori, in tutti questi sapori nuovi che non sono abituati sicuramente nelle famiglie ad assaggiare. Io credo che il consumo di verdure stia diventando sempre di più importante nell'alimentazione dei ragazzi, e loro per primi lo hanno dimostrato mangiando e assaggiando dal nostro buffet una quantità di verdure che credo che nelle loro case non mangino in una settimana. Per me questa è stata un'iniziativa molto importante dal punto di vista didattico, perché già nelle ore di lezioni precedenti a questa uscita avevo preparato i ragazzi avviandoli appunto a una maggiore conoscenza delle risorse territorio, delle modalità di conservazione dei prodotti alimentari, e soprattutto avevo sottolineato la conoscenza dell'ecosistema agricolo confrontato con l'ecosistema naturale. Questo tipo di lavoro era stato avviato in classe nel rispetto delle linee guida che ci ha dato il Ministero dell'Istruzione per i nuovi curricula delle scuole superiori. Quindi ho aderito molto volentieri a questo progetto, a questa opportunità che ci è stata offerta dalla cooperativa Alimos, perché era molto attinente a quello che stiamo svolgendo in classe e avrà poi un seguito nella prosecuzione dopo queste visite in classe, perché, come dire, andremo a costruire una sorta di reportage relativo a quelli che sono stati i contenuti didattici che possiamo ricavare appunto da queste uscite, insomma.
cosa ti ha colpito di più? L'uso di avanzate tecnologie nella fase di imballamento e confezionamento delle verdure e dei prodotti Orogel. Mi ha colpito molto comunque come vengono surgelati gli spinaci e comunque come vengono confezionati per poi essere portati nelle nostre case. A me ha colpito molto la rappresentazione dei prodotti e delle loro caratteristiche. Molte persone non sanno che queste verdure, questi prodotti vengono raccolti e poi surgelati subito e lavorate per poi essere portate successivamente nelle nostre case. Sarà più dolce il sale, verrà su. Grande cura e attenzione per il fresco surgelato, un alimento ad alto contenuto di servizio, come sottolinea la cucina italiana di Orogel. Vi faccio vedere l'utilizzo di una delle nostre, definiamole, specialità, ma soprattutto per orgoglio di Orogel, lo spinacio fogliabella, che ha una storia molto particolare proprio per il tipo di lavorazione che viene fatto. Intanto lo mettiamo nel forno a microonde, sempre a 900 watt per 5 minuti. Come vedete la busta è molto gonfia, questo perché ha lavorato correttamente la nostra valvola, che ovviamente adesso si sgonfia lentamente, ma il fatto che la busta si sia gonfiata durante la cottura ci ha garantito la temperatura interna e quindi la salubrità del prodotto. Raccogli terra, acqua e libertà. Andiamo a versarli. Regalami bellezza e vanità. Trasformami. Si può vedere il colore vivace. E queste sono ancora la forma dei nostri fiocchetti del fogliabella. Quindi qui possiamo anche vedere una foglia integra. Quindi un prodotto meno stressato, un prodotto più salubre, più nutriente, pari al fresco. E siamo giunti nell'azienda agricola che testa e sperimenta e produce questa nuova varietà di lattuga. Perché questa innovazione? Ci è stato richiesto dalla grande distribuzione. Siamo partiti lo scorso inverno in serra giù a Caserta per sempre per l'esportazione. Il prodotto comincia a piacere, ce lo cominciano a chiedere, ci hanno chiesto se era possibile farlo anche in pieno campo nelle nostre zone. Abbiamo fatto dei test, delle prove varietali, abbiamo individuato la varietà che si presta maggiormente e siamo partiti con questa avventura, come diceva Roberto. Quali sono quindi le caratteristiche di questa Trocadero rossa? Oltre ad avere un sapore a mio avviso più buono rispetto alla Trocadero verde, con questo tipo di colorazione che ha, pare, ma comunque le ricerche ancora non sono avviate, pare che sia molto più ricca di antociani, quindi per tutto il discorso salutistico ha degli apporti benefici e poi vanno considerate sempre tutte le caratteristiche che ha l'insalata, indicata per le diete, ricca di acqua, poche proteine, comunque l'insalata fa bene mangiarla. Una lattuga, un'insalata che viene raccolta e immediatamente posizionata negli appositi imballaggi particolari. Sì, anche qui parliamo sempre comunque di plastica, sempre su indicazioni del cliente a cui deve andare il prodotto, 6 pezzi, 8 pezzi, 10 pezzi in base alle richieste, posizionata come dicono loro. Quindi un imballaggio che può essere sanificato, può essere riutilizzato e facilmente trasportabile in un'ottica sempre più green. E allora noi approfondiamo l'argomento con il nostro piccolo servizio.
Il portare a conoscenza che l'imballaggio più viene riutilizzato, meno crea rifiuto, meno crea inquinamento, meno crea costi anche all'interno di un discorso di supply chain, di trasporti, di logistica, nasce da un'idea di alcuni sognatori, possiamo dirlo. Io faccio parte di uno di quei sognatori. All'interno di Orepac o sono già entrati o entreranno catene della distribuzione, così come produttori. Mettendoci tutti sotto lo stesso cappello e parlando finalmente di in maniera molto concreta di quello che si chiama sostenibilità, si chiama di diminuzione dei rifiuti, ambiente, ecologia, riduzione delle emissioni di CO2. Ci vuole raccontare in brevissimo la vita di questo imballaggio? L'imballaggio viene consegnato al fornitore di ortofrutta, viene consegnato piegato in camion di diverse migliaia di casse. Il produttore lo apre, lo riempie di prodotto, lo spedisce ai propri clienti, chiaramente autorizzati, che fanno parte del circuito. I clienti lo spediscono nel circuito supermercati, ipermercati, nel circuito punti vendita, negozi di loro competenza. Al termine dell'utilizzo lo ripiegano, lo mettono a parte, la società di servizi va a ritirarlo, lo porta presso il proprio impianto di sanificazione e pulizia, vengono lavati, igienizzati e riconsegnati al produttore. All'interno abbiamo un centro di riparazione e questo garantisce comunque ai clienti di ricevere sempre un imballaggio nuovo. E in più, essendo il nostro interesse farla durare molto, molto, è anche più solida, più rigida e protegge e crea meno danni al prodotto. E questo è un altro campo di trapianto dove si trova la Troccadero Rossa. Fra quanti giorni sarà pronta? Dipenderà molto da come sarà la stagione, orientativamente 7-10 giorni. Lattughe che verranno raccolte e proposte sempre nell'apposito imballaggio. Noi andiamo a parlare di questo particolare imballaggio con il direttore commerciale di Orogel Fresco presso lo stabilimento di Gatteo. L'innovazione riguarda anche l'imballaggio, il packaging a 360 gradi, perché dobbiamo andare sulla tavola del consumatore. Il contenitore, quindi quello che contiene il prodotto, quindi dall'IFCO, lo STECO, al CPR, a Europool e quant'altro, ci consente sicuramente di fare nell'ambiente minor inquinamento e imballaggi che sono riutilizzabili. Una volta entrano in ciclo vengono lavati e di conseguenza questi vengono nuovamente riutilizzati. A secondo delle catene distributive delle diverse insegne, ognuno ha fatto la propria scelta e questo oramai è un contesto a livello internazionale. Direttore, torniamo dalla visita presso le campagne dove abbiamo incontrato il socio Orogel intenti alla raccolta di lattughe, nello specifico l'iceberg e la Troccadero Rossa, quindi nuove varietà a conferma di un mercato che richiede sempre più attenzione a quelli che sono i gusti ma anche il benessere. Una fra le forze più importanti del gruppo, di una certa dimensione a 360 gradi, è quella dell'innovazione, quindi la forte attenzione a quello che può essere il mercato, quindi di conseguenza l'andare a sperimentare delle varietà e anche delle specie nuove sulle quali potersi immettere nel mercato. Una delle ultime acquisite è la Troccadero Rossa, con un programma ad hoc per un gruppo importante austriaco che è il gruppo Spar. L'abbiamo testato l'anno scorso durante il periodo invernale al sud, quest'anno abbiamo fatto delle prove di un certo livello nel territorio. Oggi siamo entrati in maniera anche abbastanza prepotente, perché noi dobbiamo creare qualcosa di nuovo e farci dare un valore aggiunto importante. Le redini le teniamo noi, quindi anche dei prezzi e delle possibili remunerazioni che sono decisamente importanti per i produttori. La puntata di Orogel News si conclude qui, ringraziamo Mauro Battistini, direttore commerciale di Orogel Fresco, per la sua disponibilità e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.